una giornata bella, una grande partecipazione dei delegati del gruppo dirigente di CGIL e CISUIL per dibattere sulla piattaforma unitaria, su una legge finanziaria carente di una visione di paese di sviluppo che non affronta i temi cruciali che ha questo paese, dalle pensioni, dalle pensioni per i giovani, dalla crescita allo sviluppo, dalla povertà, dal tema degli investimenti sulle infrastrutture. Credo che oggi noi stiamo ponendo al centro delle questioni dei temi che riguardano i problemi della gente, dei cittadini, dei lavoratori e pensionati. Credo che il contributo offerto in questa piattaforma possa essere utile per ripristinare un clima di grande coesione sociale all'interno di questo paese. Ce n'è un forte bisogno. L'obiettivo unitario, quello di quest'oggi di Torino, molto partecipato, come molto partecipati sono gli attivi che si stanno svolgendo in Piemonte. Illustriamo al quadro dirigente, ai delegati, alle delegate, ai pensionati, una proposta CGIL CISL e UIL che sarà offerta nel caso in cui il governo ci convochi, sarà offerta per provare a migliorare una manovra di bilancio che a nostro giudizio, ma purtroppo non solo a nostro giudizio, sarà una manovra di bilancio che, se attuata, porterà il nostro paese ad una condizione di arretramento e di peggioramento che non abbiamo mai in qualche modo vissuto.